Mai scontato, un lottatore con una parola buona per tutti i compagni di squadra. Massimo Ambrosini si racconta al Corriere dello Sport Stadio, oggi in edicola, ecco un estratto dell'intervista di Alessandro Rialti. Tutta una società molto ben organizzata, ha poco da invidiare alle squadre che magari sono considerate al top, secondo me. È una società che ha voglia di migliorare ancora e ha tutte le prospettive per poterlo fare. Poi la squadra secondo me è molto competitiva. Abbiamo perso dei punti in maniera clamorosa lungo la strada e quello ancora mi fa impazzire, però nel calcio ci può stare. Certo, se non li pensi è stata possibile. Oh no, beh, insomma, bastava che delle due partite in casa ne vince una delle due, già avevi due punti in più. Già. Fra Napoli e Inter Sei in testa, no, in testa no, quasi. però insomma, no, hai una posizione, però c'è anche da dire insomma, che abbiamo vinto una partita con la Juve in modo un po' particolare, insomma, bisogna essere anche Chi è Montella? onesti. Montella è un allenatore molto ambizioso, molto preparato, con uno staff molto preparato, e un allenatore che farà sicuramente strada. Aspettavi io, sì. Lui? Allora, mi avevano detto che era così, però io che lo conoscevo da giocatore non mi sembrava era un tipo di giocatore che non faceva pensare a un tipo di allenatore. Aquilani è un giocatore che molte volte è troppo spesso sotto l'occhio, sotto una lente di ingrandimento per quello che fa. Perché dal mio punto di vista quest'anno insomma ha avuto una continuità di rendimento e un livello di prestazione assolutamente eccellente. Senti, non hai mai vissuto una cosa mai su quella di Vargas, cioè paradiso o inferno? È stato paradiso più o meno. Ecco, tu cosa dici? Sei stupito? Cioè c'è una redenzione di questo Ma giocatore? io ho instaurato un rapporto molto buono con lui, quindi ho avuto occasione anche di riuscire a scambiarci due parole, di conoscerlo meglio, quindi a mio avviso è prima di tutto un bravo ragazzo, poi dal punto di vista personale ha avuto bisogno magari di un periodo suo e comunque adesso ha la testa giusta per poter fare il giocatore.